Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Mostraci, oh Dio, il tuo splendore, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. Splendore di bellezza, splendore di verità, splendore anche di tenerezza, di bontà. Queste sono le caratteristiche essenziali di colui che è amore, di colui che è un trino, di colui che ispira nell'esperienza di tanti uomini e di tante donne un desiderio di conformazione, di nobile emulazione, lo scopo della vita cristiana, diventare come Gesù. Il santo curato d'Ars, Ars dal nome del piccolo paese dove venne destinato come parroco e vi dimorò per circa un quarantennio, Giovanni Maria Vianney, si distinse per questo zelo apostolico, per questa sua capacità pastorale, da buon pastore qual era, di santificare il gregge attraverso la preghiera e penitenza personale innanzitutto e poi attraverso la pratica sacramentale, soprattutto l'Eucaristia e la confessione. Per la qualcosa si metteva generosamente a disposizione, tant'è vero che venivano da lui persone e personaggi da tutta la Francia, anche dai paesi limitrofi. Ebbene, una cosa diceva molto bella e interessante questo santo curato: il sacerdote deve avere lo stesso cuore di Gesù. È proprio così. Se come cuore in senso biblico intendiamo la confluenza non solo dei semplici sentimenti, delle emozioni e delle passioni, ma anche la volontà di essere cooperatori del piano, del progetto di amore e di santificazione di Dio, dove il meraviglioso connubio tra quelle che sono le risorse umane e quella che la grazia soprannaturale producono meraviglie. Nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Geremia, abbiamo visto come questo nostro cuore spesso è ferito. Certo, noi siamo feriti dalle delusioni, dagli insuccessi, dai rovesci di fortuna, dalle malattie, ma ci sono delle malattie, dei rovesci di fortuna, delle ferite inguaribili che sono quelle morali. E il nostro cuore, moralmente parlando, è ferito, ucciso in maniera letale, quindi, quando asseconda il peccato. Ed è di questo che parla appunto il profeta Geremia, a titolo individuale, a titolo collettivo, nella consapevolezza che Dio ha scelto un popolo che non ha corrisposto alla sua chiamata d'amore, alla sua chiamata alla santificazione. E allora veniamo al dunque, alla conclusione, col Vangelo secondo Matteo, il capitolo quindicesimo che oggi ci viene proposto. I farisei, con i quali Gesù avrà sempre degli incontri-scontri, credevano che la giustizia, cioè l'essere giusti, dipendesse dalla corrispondenza formale a quelle che erano le prescrizioni, tante in verità, più di 600, imposte agli ebrei e registrate nei libri del Pentateuco. In realtà Gesù rende consapevoli i suoi interlocutori, i suoi contemporanei, gli uomini e l'uomo nella sua integrità e pienezza, che è venuto a salvare, a redimere, quindi a ricostruire e a restituire alla bontà, bellezza e bontà di Dio, che non è quello che entra nel cuore dell'uomo che è impuro. Perché questo? Perché c'erano tutte delle prescrizioni rituali: non mangiate questo, non bevete quello, fate questo, fate quell'altro. Certo, potremmo dire oggi, specialmente in epoca di post-Covid, che per i discepoli di Gesù non lavarsi le mani non era proprio consigliabile, però non sono morti gli apostoli. Ma quello che contamina davvero è ciò che esce dal cuore dell'uomo, perché
il cuore dell'uomo è capace di fare cose belle e grandi, ma è capace anche di fare cose bestiali, peggiori di ogni altro animale feroce. La storia ce lo insegna. E allora, se noi non purifichiamo il nostro cuore conformandolo a quello di Gesù, che ha aperto per mostrare questa trasparenza e purezza e bellezza di amore verso di noi, non andiamo da nessuna parte. Gesù dice: quello che non nasce in Dio si estinguerà. È come quell'albero che non è stato piantato dal giardiniere, quindi un parassita, un estraneo, e viene sradicato. Anche nella nostra vita, come dice San Giovanni, quello che nasce da Dio, cioè dallo Spirito, otterrà frutti di vita eterna, ma quello che nasce dalla carne, cioè dalla corruzione, dalla materia, dalla cattiveria, dall'egoismo, perirà, conoscerà la corruzione. E allora, cari fratelli e sorelle, prendiamo a lezione questa parola di Dio contenuta nei testi di questo lezionario che oggi ci viene messo a disposizione, e imprimiamola nella mente, nel cuore, sulle labbra, ma anche sul braccio, per essere sempre operatori di misericordia, di giustizia e di pace.